Konnichiwa minasan, è bello qui nel mio canale, sono come sempre JappoGamer, è bello qui su Gravity Rush. Allora, vediamo un po', Cianea puoi andare a prendere gli altri? Vi aspetterò all'arca. Bah, spero non sia l'arca di alleanza, comunque. Certo, li porterò lì, sai, ho fatto un sogno sull'arca, stavo volando. Farò in modo che quel sogno diventi realtà, così potremo andarcene tutti insieme. Ok, bene. Dobbiamo andare 34 qua sotto? Ok, svolazziamo qua. Raven, che stai facendo? Raven, dobbiamo portare tutti sull'arca. E come facciamo? L'ho esaminata da cima a fondo, ma niente, porte, niente motore. Non preoccuparti, so io dove sono. Cosa? Cavolo. Porca la miseriaccia. Oddio, diventa un razzo. Oddio santo. Porca miseria, che caspita di razzo. La porta è stata sempre lì, dovevo solo desiderare di vederla. Avanti, riportiamo tutti a casa. Cosa gli è successo? Kat, ho portato i bambini. Wow, una porta, dentro, presto! L'arca ci riporterà davvero a casa? I bambini si fidano di te. Farai meglio a non dar loro false speranze. Fidati di me, vi porteremo a casa, tutti. Giusto, Raven? Giusto. Ok, siamo arrivati all'episodio 16, i figli del passato, Children of the Past. No, cavolo, mo che caspita è? Ancora? E dai, basta, su. Lo sapevo io che non era morto del tutto. No, dai, su. Tocca finire una volta per sempre questo mostro, eh? Credo di poter sconfiggere Nushi. Ora posso vedere i suoi punti deboli. Molto bene, lascio fare a te e io mi occupo dell'arca. D'accordo, Raven, l'arca è affidata da te. Sconfiggi Nushi, appunto. Allora, questi ancora no, e vabbè. Aio, tacci tua però. Adesso non è più uno, cavolo. Vai così. Bene così. Aio, aio. Allora andiamo qua, va. Ma sì, dai. Prendiamo un po' di gemme. Dove stai, brutta bestiaccia maledetta? Ah, stai lì, eh? Liscio. Ah!
Aio, aio. Vai così. Vai così. Allora andiamo a prendere un altro po' di vitalità che ci serve, come il pane. Con anche un po' di gemme, eccole qua. Sì. Non spara, non spara. Ok, gemme 374. Aio. Svolazziamo di qua. Ok, vediamo un po', andiamo, ecco di qua, va. Vai così in picchiata. Vai così. Aio, aio. Allora, vediamo un po' di recuperare un po' qualche gemma. Ok, 474. Dove stai, brutto mostro? Stai lì, eh? Ok, bene così, abbiamo preso un altro po' di vitalità. Che con sta bestiaccia non si sa mai. Liscio. Vai così. Dove stai, maledetta bestiaccia? Dai che manca poco, siamo a metà. Più o meno siamo a metà, dai così. Andiamo un po' qua, va a prendere un altro po' di gemme, va. Dove stai, maledetto? Eccoli là, va. Liscio. Liscio. Dove stai, maledetto? Su, vieni qua.
Vieni qua, non ti allontanare troppo, su. Ancora quel radio sta caricando, eh no, dai, su. Aglio. Vai, vieni qua, brutta bestiaccia. Vai così sul nucleo. Bene così, anche sulla coda, ottimo. Aio. Mi ha preso un po' di energia, va? Ok, bene così, dove stai? Dai su, carica. Vai lì, vai lì. Da che manca poco. Da che sta già sanguinando. Dai, dai. Liscio. Dove te ne scappi? Vai qua così. Vai così, vai col copri grazia. Vai così, yatta. Vai, vai, caracat. Vai con la super mossa, vai con il super colpo. Così, meteora gravitazionale, grandissima. Yatta! Bene, bene. Ottimo così, ottimo così. No, dai, no, ci ha preso, cavolo. Dusty, aiutaci. Grandissimo Dusty, oddio. Grandissimo Dusty. Porca miseria. Bene così, facciamo partire il razzo. Chiamato Arca, comunque insomma è un razzo.
I bambini sono così emozionati, non vedranno l'ora di riabbracciare i propri genitori. Anche Zaza sarebbe contento se solo Sacha fosse qui. Sacha, dove hai sentito quel nome? Zaza mi ha mostrato una sua foto, piangeva e mi ha detto che era scomparsa per colpa sua. Se solo fossimo arrivati qui prima, forse saremmo riusciti a salvare anche lei. Non avrebbe fatto molta differenza. Perché dici così? Raven, tu sai cosa le è accaduto? Sì, Sacha, beh, sono io. E vai, ci avevo pure azzeccato. Bene così. Ma com'è possibile? È solo una bambina. Ho sospetto di aver perso tempo inutilmente. L'ho capito osservandoti. Tu e io non siamo poi così diverse. Vogliamo solo proteggere le persone a noi care. Sai, da un po' che volevo chiedertelo, perché mi odi così tanto? È stato così sbagliato riportare indietro le parti della città? Il consigliere della città, Dnelica, mamma mia che nome, un giorno venne da me, disse che mi avrebbe aiutato a convincere il sindaco a inviare una squadra di soccorso per i bambini a patto che le parti mancanti della città restassero dove erano. Di ritorno a Axville, la prima cosa che farò sarà scoprire perché Dnelica non rivoleva indietro le parti mancanti della città. Vabbè, intanto il razzo ancora ce ne vuole prima di arrivare in città, No, ma ancora tu, ma basta, su, ma che cavolo. Ma te l'ho fatto fuori poco fa. Cavolo. Lo scudo Ronushi mi sfiancò. Persi Raven, persi i bambini e poi persi conoscenza. Cadi nell'abisso del vuoto. Ok, eccola qua, la nostra cat. Viva e vegeta, per fortuna. Dove sono? Raven, Zaza. Ok, fine del passato. Ben così, trofeo guadagnato. Bene, allora, questo 16° episodio termina qui. Mi raccomando, lasciatemi pure un bel like se vi è piaciuto. Commentate e condividete. Dal vostro Giappo Gamer è tutto. Sayonara ne, e ai prossimi episodi.